Tanto ritrovo un vecchio amico, Vilmo Ferri, che ha viaggiato un po' in mezzo al mondo, in America Latina, in Amazzonia, parte delle sue attività costanti da 30 anni in Bosnia, e comunque sempre molto attivo. E piante 2000 alberi all'anno? Piante 2000. Brevemente, quando è che sei stato la prima volta in America Latina? Dove? Oddio. E con quale iniziativa? Sempre a livello individuale? La prima volta? Ah sì sì, cooperativa massimo di due. Mm-hmm. La prima volta negli anni 80. Sei stata dove? In Nicaragua? Sì, no, la prima volta era a Cuba. Ah, che impressione hai avuto? Che continui ad andarci? A Cuba? No, no, no. No, in America di in generale? No, che non vado in Sud America, è l'ultima volta nel 90. Poi è cominciata la guerra in Bosnia, lì una volta al mese vado in Bosnia. Mm-hmm. E porti aiuti ai profughi? Stiamo seguendo in due, io e la mia compagna, un orfanotrofio, la scuola dei sordomuti, ciechi down, a Tuzla. Mm-hmm. E adesso ultimamente hai fatto un altro libro, no? Di poesie, tu sì, sei sì, anche poeta. Poeta popolare. 5, mm-hmm. E invece sull'America Latina il contatto lo tieni? Lo contiene, no, non ho più contatti con nessuno. E in Amazzonia com'è stato il viaggio in Amazzonia? Abbastanza. Sì, beh, io la prima volta che sono andato là, in una cooperativa di Cicomende, ho portato 11 milioni di lire. Mm-hmm. Per una cooperativa di donne che erano di 20 donne, un meccanico e un'impiegata, stavano per fallire, lavoravano i prodotti della foresta. Dopo un anno e mezzo erano 120 donne, 6 meccanici, 3 impiegate, ma la tragedia è che adesso poi con quei soldi lì hanno comprato dei macchinari nuovi, lavoravano i prodotti della foresta. Adesso in Amazzonia ogni anno tirano via per quanto è grande l'Austria. Quindi è stato uno dei primi... Io ho 40 anni che parlo dell'Amazzonia. Quindi... Un delirio. Certo. Adesso sembra che stia con il cambio della presidenza, non credi? Hanno calato un po', ma no. Sì, certo, c'è stata la devastazione. Le multinazionali continuano a comandare. Certo. Poi la transamazzonica non esiste più, era quella strada. Però i cinesi hanno fatto una mega ferrovia. Quindi il legname buono va in Cina e il resto, quando tirano via tutto, cosa fanno? Fanno pascolo per quello che fa le carni, come si chiama? McDonald's. Poi fanno la soia, però dopo 3 anni diventa deserto. Vilmo, pensi di ritornarci? Non lo so, in questo momento non lo so. Il tuo impegno adesso è soprattutto la Bosnia. Ci andrei anche domattina, ma non... Chi volesse contattarti, come può farlo? Attraverso... C'è il cellulare nel libro che ti ho dato. Sì. C'è un foglio bianco in mezzo. Mm-hmm. Quindi... Allora, il mio numero di telefono è 335-807-7760. Quindi lo possiamo pubblicare? Ma sì, tanto. Bene, quindi allora, come dire, hasta sempre, no? Però io quando andavo in Sud America ho trovato troppi cretini che erano là a insegnare come si vive, ma loro sanno come si vive. Bene, allora alla prossima.